Eriksen è stato protagonista ieri di questo evento brutto, triste, il fatto di cadere a terra di questo malore, e oggi vi racconto quello che effettivamente è successo. Al 42esimo minuto di gioco del primo tempo, Christian Eriksen, questo giocatore della Danimarca, infatti, è caduto al suolo, gioca nell'Inter se non vado errato, i giocatori si sono messi vicino a lui cercando di coprirlo per non evitare che le telecamere indugiassero sul suo volto. Sta bene, vivo e vegeto, non è morto. Si sospetta che sia stata un'aritmia cardiaca a avergli provocato lo svenimento, o meglio, l'attacco cardiaco. La gente ha fatto sapere che Eriksen attualmente è fuori pericolo, ma poteva andare peggio, poteva morire e perdere la vita se il malore non si fosse verificato in campo. Infatti, vi ricordo che c'è stato da subito il massaggio cardiaco che lo ha rimesso in vita, che lo ha, diciamo così, salvato, se così si può dire. Se fosse svenuto da solo, probabilmente oggi non sarebbe tra di noi, ma sarebbe passato a miglior vita, idealmente parlando. Respira, riesce a parlare, è fuori pericolo, così ha detto Martin Schulz, l'agente proprio di Eriksen, a una radio della Danimarca. Il medico di nazione danese, ossia Morten Boisen, ha raccontato i soccorsi in campo che sono stati provvidenziali e gli hanno permesso di salvargli la vita. C'è da dire che tutti erano tristi ieri appena Eriksen è caduto in campo per terra e già la moglie, o meglio la compagna, si stava piangendo a dirotto. Il video termina qua, un saluto caldariano, un narratore italiano, al prossimo video, una buona giornata a voi.